Ah, buonasera American Graffiti, buonasera a tutti voi. Stasera è una serata un po' particolare, eh? Ci sarà una grande sfida, la sfida dell'uomo contro il panino. Panino, penso che ci siano ancora due posti liberi per una situazione qualcuno influenza. Un posto libero? Due posti liberi. Quindi io qui ho una lista lunga un chilometro degli ingredienti che ci sono in questo panino gigante. Sono ben 2 chili di panino, signora, se le vuol partecipare lo può fare. 2 chili di panino che deve mangiare però in 25 minuti. Quindi insomma, dove ci sono 3 hamburger mi sembra di 330 grammi. Poi 4 hamburger, tanta roba. Poi ci sono cipolle, formaggi, un sacco di roba. Questi qui, chissà, forse potrebbero essere i primi 3 concorrenti. Allora, la gara non è tra di loro, va bene? È contro il panino. Voi vi dovete sfidare, no? Mancio Piani. Detto bene? Sei di? Pisa. Di Pisa. Infatti P sta per provincia di Pisa, pensavo. Poi andiamo all'altro concorrente che sembrava essere un accento non proprio toscano. No, io sono della Puglia, sono pugliese. Arrivato dalla Puglia per combattere contro il panino? No. Vivo qui, chiaramente vivo e lavoro qui da ormai dal 90 e niente. Sono venuto qui a fare un giro, voglio sfidarlo. Allora, vediamo sfidare contro di lui, si chiama Mitico 61, la mia data di nascita. Ok, abbiamo Pisa, abbiamo la Puglia, poi abbiamo qui... Il Veneto, facciamo il giro d'Italia qui. Tu ti chiami? Mi chiamo Patrick. Ma Patrick è il nome che hai dato, nome di battaglia? No, Vendicatore. Il Vendicatore, questa è tanta roba, è una guerra. Quindi guerra con uno di voi contro il panino. Ci saranno, ripeto, credo 3 manche. Io non ho qui la mia super valletta giudicessa qui vicino. Comunque, quando siamo pronti si può partire. Ci abbiamo anche la fotografa, un po' pinappata, eh? Come ti chiami? Valentina. Ma tu fai delle foto che poi possono anche essere ritirate da chi le vuole. Attualmente le foto verranno messe comunque a disposizione di chi le vorrà su Facebook, in modo che ognuno possa avere le sue foto. Quindi da Facebook le potete prendere, praticamente vuol dire che sono gratis. E da Facebook si prendono. Allora, qui c'è un bambino, come ti chiami? Andrea, ce la faresti in 25 minuti a mangiare un panino di 2 kg? No. Tu ce la faresti? Ma che? Ma c'è qualcuno che vorrebbe sfidare un panino da 2 kg con annesse patatine? È appena mangiato, questa è buona la scusa. E poi c'è la pin-up stile America, vieni qua pin-up, con la bandiera americana, questo è American Graffiti, ricordiamocelo, qui al centro commerciale per Coop. Tu sei? Simona. Pensavo che mi diceva Simone, Wampin American, invece è Simona De Noartri. Di dove sei? Della provincia di? Pisa. Pisa, due pisani. Allora, tu starai qua? Esatto. E che farai? Io darò il via alla gara con la bandierina qui, molto stile americano, poi porterò i panini insieme agli altri, insomma, farò un po' di immagine, la pin-up immagine. È arrivato il giudice di gara, eccolo qua, tu sei? Elisabetta, il giudice, perché è una gara, quindi non pensate che arriva la mamma, la sorella, il fratello a aiutare, lei controlla, vero? Nessuno può aiutare. Certo. Assolutamente, deve essere mangiato dalla solita persona. Da quanto? Dalla solita persona. Dalla stessa persona. Allora, qui ci sono questi bidoncini bellissimi, colorati arancio, giallo e verde. A cosa servono? Per ogni evenienza. Per ogni evenienza, ma come educata. Quindi questi bidoni verdi, gialli eccetera, servono, la spiegazione è per ogni evenienza. Io sarei più trucido. Della serie, se succede qualcosa, lasciamo immaginare, dai, un po' di immaginazione ai clienti, ci mancherebbe altro. Allora, poi mi diceva una cosa simpatica che ho imparato, che qui potete richiedere un'app, si dice così, app da scaricare sul cellulare. Questo è interessante perché quando venite qui a mangiare, quando consumate il vostro menù, quello che volete qui, verranno scaricati dei punti che poi possono essere utilizzati, poi vi spiegano bene alla cassa, ma
verranno utilizzati per le prossime volte. Ci saranno dei buoni sconto. Questa è una bella... C'è un percorso da seguire e fino ad arrivare a raggiungere dei premi, tra cui buoni sconto, da 5, 10, 15 euro. E il premio finale è la maglietta American Graffiti. Maglietta American Graffiti in finale. Voi siete concorrenti? Hanno la faccia da guerrieri anche loro. Siete la seconda manche? Ok, siete preparati? Quant'è che... Aspetta, andiamo qua dalla seconda manche. Tanto dopo vi rifaccio parlare perché arriva... Tu sei? Luciano. Nomi normali, nomi d'arte dopo. Tu? Fabio. Jacopo. Come? Jacopo. Jacopo. Ma avete mangiato oggi pomeriggio? Poco. Sai che qualcuno mi aveva detto che è bene in realtà mangiare un po', perché se vai troppo affamato si tende a mangiare troppo veloce e non ce la fai. Non lo so. Ho scelto di mangiare poco come tecnica, si spera che ripaghi stasera. Del nostro amico della Puglia. I tre concorrenti sono Nancio di Pisa, Mitico 61, il Vendicatore. Sfuma la sigla e c'è l'applauso. Abbiamo fatto le prove prima, non mi fate fare brutte figure. Grande. Allora, questa sera grande sfiga all'American Graffiti qui a Montecatini Terme con You vs Big Boss, una sfida contro un panino di 2 kg con 4 hamburger, oltre i 300 grammi, formaggio, cipolle. Siamo pronti? Allora attenzione, sigla per l'arrivo dei panini. Vai! Spara! Secondo ai fotografi, alle telecamere, è veramente una grande cosa. Giudice, passiamo la musica. Allora, ci sarà un cronometro, c'è la giudice, la mia amica qua, questo è il cronometro, ma vedi, mica è già partito, no, fermi, buoni. Quindi 1, 2, 3, 4 hamburger, patatine fritte, anelli di cipolle, pomodori, formaggio, di tutto di più. Vi rendete conto? Lo devono mangiare in 25 minuti, però io ce la potrei fare, non sapevo se... Non è poi così esagerato, dai, su. Dopo la faccio io, vi distruggo tutti. Allora, dimmi quando io posso dare il via, tu parti con il cronometro. Ricordo ancora il tuo nome, il giudice è importante il nome perché almeno se la riprendono con te. Elisabetta. Allora Elisabetta darà inizio alla pin up con la bandierina. Elisabetta al giudice, facciamo 3, 2, 1, via quando lo dico, 3, 2, 1, via, la gara inizi. Io sono di parte. Ma non è detto, secondo lei ce la fa? Sì.
Signora, le posso dire una cosa? Non è stato un sì troppo convinto, eh? No, no, basta, non l'intervisto più perché potrebbe far arrabbiare. Guarda, guarda, però si impegna suo marito, eh? Eh certo, in tutto si impegna. Femmina pugliese. No, questo facevo il siciliano ora. Non è pugliese. No, io sono emiliana doc. Ma Emiliana fa i tortellini. E lei un piattone di tortellini li mangia? Che Emiliana è? Non fa neanche tortellini. Li faccio, poi gli altri li mangiano. Sono dispettoso io. La lascio lavorare. Pina Pina. Te devi incoraggiare moralmente la pinappina americana, eh? C'è un fan per Mancio Piai, che chiama Mancio Pi. C'è la curva qui, dai Leo, dai! Andiamo! Secondo voi quindi vince Leo? No. O non era la curva, il fan di... Te non ti distrarre, magna! No, ma lui è l'intruso, è l'intruso lui. Ho capito, quello juventino alle partite della Fiorentina, ho capito. Mamma mia! E invece, se, vediamo i bambini, la bocca della verità, tu quanti anni hai? 12. 12 anni, tenero e puro. Chi è secondo te quel che vincerà questa manche? Il Vendicatore. Il Vendicatore, madonna sto Vendicatore. Secondo me è il Nick, secondo te? E devi dire l'età. Ah, io ho 12 anni, sono un po' tutti alla pari, però diciamo sì, si vedrà dopo. Il bambino è adatto per una futura carriera diplomatica, sicuramente. E invece la ragazzina qui, con questi occhi vispi e furbi, se quanti anni hai? 12. Tutti 12 anni, ma che è una classe questa? Ah, davvero? Siete nella stessa classe, ma le maestre... No, aspetta, 12 anni si va alle medie? Medie, sì. Seconda, ecco. Lo sanno gli insegnanti che è andata in giro la sera? No. Ecco, bene. Quindi davanti alla telecamera mi sembra bellissima sta cosa. Secondo te chi vince? Il Vendicatore. Guarda, Vendicatore, che c'hai i fan spudorati, eh. Non vorrei che poi vi deludesse. Il Pisano qui che fa? Enzo. È già imbarcato. Sì, vabbè, insomma. Comunque per ora va. Abbiamo, scusa, guarda, c'è un amico qui con lo sguardo intellettuale, con gli occhiali, come ti chiami? Luca. Luca, di dove sei? Ponte Buggianese. Ponte Buggianese, localissimo. Secondo te chi è il presunto vincitore, l'ipotetico? Secondo me quello sulla destra. Il Pisano? Lo vedo impegnatissimo. Oddio. Ma te lo sai che alla SNAI li faresti diventare ricchi secondo me? Sono sicuro. Grazie. Allora, vediamo un pochino qui alla... No, 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 ma io ti lascio stare, mangia però... Ma non posso, non posso aiutare. Comunque secondo me, cioè, non voglio portare sfiga ai concorrenti, ma per me non ce la fa nessuno. Ma come? Non sono dei guerrieri. Questi qui dietro li vedo più tosti. Li vedo più guerrieri. Gli diamo un applauso di incoraggiamento a questi tre ragazzi. Dai! Che ne pensi tu di questi tre? Chi ce la farà? Come ti chiami? Riccardo. Di dove sei? Per statistica. Montecatini. Montecatini, secondo te come sono messi? Male, li vedo male tutti e tre, poveracci. Li vedi? Ma tu la faresti la gara? Nemmeno morto. Mamma mia, che incoraggiamento. Insomma, vabbè, però viva la sincerità, insomma, eh. E la signorina fotografa, che lei la farebbe la gara? No, non ce la potrei. Io, guarda, ho mangiato un hamburger prima con una sola Svizzera, un solo hamburger. No, non ce l'ho fatta a finire. Posso capire. Ce ne hanno quattro. Loro ce ne hanno quattro e poi grosse, veramente grosse. Qui la sfida è tranquilla, eh. Qui sembra roba piccola, patatine, ci si può fare, eh. Lei mi sembra quella che... No, perché guarda, quelli che partano piano, hai visto quello là partiva? Sono quelli che poi alla fine arrivano in fondo, eh? No, eh? No. Sono belle grosse queste hamburger, anche quelle dei clienti normali. Letizia, vieni qua davanti, che sei molto americana. Letizia, di dove sei? Di qui, di Massachusetts. Di ma... Potevi far finta che eri di Seattle, Washington, California. Insomma, è uguale. Secondo te, chi è messo meglio? Nel mezzo? Il pugliese, è partito il Vendicatore subito e poi tutti ora stanno simpatizzando l'effetto giudice comunque. Allora, tu sei? Simone. Simone,
Di Massa e Cozzile. No, California. California, ecco, ha imparato dalla moglie. Hai visto, no, un po' come funziona? Mancano quanti minuti, giudice? Giudice, quanti minuti? 6 minuti e sono in questa situazione. Te ti senti più bravo di loro? Secondo te ce la potresti fare? Ci provo. Questo lo devi dire, se no non converrebbe nemmeno gareggiare. Per contratto. Per contratto. Bene, lo teniamolo lì in caldo. Siamo riusciti... Scusate, lei che è un amico e anche fa parte, anche se stasera, del cast, del 5 minuti, la pinappina passa! Dicevo, ma c'è un box per portare a casa tutta sta roba qui? Certo, se non gliene basta uno, se ne verrà due. Si può portare a casa. Perché qui mi sembra che, insomma, a parte... Lui, il Vendicatore, poi... Ma il Vendicatore comincia a non crederci molto da come ci stava guardando. Mi sembra anche a me, però è uno che ha messo bene. Dai che ce la fai, dai. Dai. Ma io vedo... Ma guarda che stavo prendendolo in giro, lui però tutto... Perché ti stai fermando, perché non sei messo malissimo, eh? Non eri messo malissimo, mi pare. Pina a pina, non era messo poi in maniera... Metà. Più o meno a metà. Invece che pieno, zeppo, sembra ubriaco, ti guarda con quella faccia il Vendicatore che aveva innamorato tutti i bambini. Siete delusi del Vendicatore? No, ancora no, dai. No, neanche no. Neanche no, sono ancora fans, via. Vendicatore, non puoi deludere queste creaturine di 12 anni che rischiano la maestra domattina che li rimprovera per essere venuti a vedere il Vendicatore. Quante cazzate che dico, eh. Non si può dire, non c'è mai. Allora, un abbandono. Non ce la fa più. Allora abbiamo il cronometro. Va bene, il cronometro a questo punto. A 3 minuti circa il nostro amico dalla Puglia ha abbandonato, però insomma sono rimasti. È riuscito a mangiare un hamburger e mezzo, di più di un hamburger, ha mangiato tutti gli anelli, ha mangiato le patatine. E direi di fare un applauso al mitico 61, non è riuscito, ma è stato... Voi non applaudire, te mangia, che è ancora tempo. Lui deve mangiare. Ma scusa, ho scommesso. Oh, porca miseria. Abbiamo quanto? Un minuto. Giustamente il Vendicatore ce la può fare, dice. Tutto è possibile nella vita, eh? Dai, forza ragazzi, fate il tifo, dai. Vendicatore, 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 ma ce la fa più nemmeno il tifo, è diventato mencino pure il tifo. Allora, un minuto, ma giustamente il Vendicatore non può deludere i suoi fans che sono qui, che sei ripartito, che hai fatto, dove l'hai buttato? È birbante lui. È la musichetta dopo rock. Sì. Quando siamo finiti però gli voglio fare la sigla uguale anche se non hanno vinto, dai, se no la sigla quando la uso se non mi vince nessuno. Ho fatto tutta la siglettina, vediamo un po'. Signori, è finito il tempo, sigla senza vincitori. Sulle mani! Un applauso del pubblico. E là, ora non so se avete fiato per parlare. Allora, Vendicatore, come va? Come è stata questa esperienza? Posso finirlo? Però come comico la battuta ce l'ha pronta. Come è andata? Benissimo, è molto buono il panino, mi sono divertito e vabbè. Però parli toscano, c'è sta cosa di... Hai detto una stupidaggine? No, le origini venete. Senti, voi parlo veneto, sei uguale. Vabbè, ho capito. Vabbè, invece il mio amico mitico 61? Tutto buonissimo, il problema che ho riscontrato la carne per me, cioè è troppo compatta. L'hamburger, sai, deve... L'hamburger, diciamo così, è quello, altrimenti... un pochino di impegni in più, poi il tempo chiaramente a disposizione è quello che è,
Ma te pensavi di sfidare il Big Boss e fosse facile? È un guerriero il Big Boss. Ecco qua il mio amico, cioè non si possono fare le preferenze. Io ce l'ho le preferenze. Il Pisano, il mio amico Pisano. Tu, ripeto a Nick che mi dimentico. Maccio Piaccio per lui. Com'è andata? Bene. Ritorni a fare la sfida? La rifacciamo un'altra volta? Sì. Sì. Tornerai? No. Complimenti all'American Graffiti. All'American Graffiti, l'ha detto veloce, l'avevo capito. Poi sai, a una certa età prendono i presentatori anziani per risparmiare quell'American. E poi si becca questo. Grazie ragazzi, grazie. Ci prepariamo per la seconda manche. Abbiamo Jacopo, il primo qui da destra, viene da Lucca. Jacopo, quanti anni hai? 28. Buona salute, vero? Però voi siete la seconda mancia e hai dato un'occhiata anche agli altri, che ti sembra? È un casino. È un casino. Vabbè, andiamo avanti. Amore. Comunque, e ora andiamo, da Lucca passiamo con Fabio, un po' americani, no? Fabio, anni? 26. 26 da? Lucca. Sono tre colleghi. Ah, tre colleghi, quindi sei tutti lucchesi. Teniamo alte le mura di Lucca. A te che senti di farcela avendo visto gli altri della prima mancia? È dura, ma ci proviamo. Ed ora abbiamo che quando noi li leggo 50 volte Luciano, sempre da Lucca, sempre un collega. E tu che dici? Ci proviamo. Ma ci proviamo ragazzi, bisogna essere guerrieri, ci proviamo, è troppo poco. Intanto si cerca di mangiare tutto il panino, poi il panino nel senso il pane, poi dopo tutto il panino, tutto l'hamburger, il pane, poi le patatine si avanzano. Le patatine, ma anche tu la pensi così? Vincete contro, quindi sapete già di non farcela contro il panino, però voi basta vincere tra voi, quindi chi tra di voi mangerà più, quindi il giudice dovrà fare un altro lavoro, verificare chi ha mangiato più roba. Arrivano i panini, sigla per l'arrivo dei panini, Big Boss arriving. L'applauso per lo sfidante. In realtà è una gara contro i concorrenti verso il panino. Il panino che si chiama Big Boss. You versus Big Boss. Allora vado a posizionarmi vicino al giudice, che ripeto il nome ogni volta. Elisabetta è importante perché il giudice è importante. Abbiamo il cronometro, avete ragazzi 25 minuti di tempo, dovete finire tutto, l'hamburger, la carne, gli anelli di cipolla e le patatine. Hanno scelto tutti e tre acqua e ripeto, questa è una cosa che abbiamo anche una bilancia, loro fanno una sfida nella sfida, oltre che la sfida contro il panino Big Boss, fanno una sfida fra loro tre, quindi chi di loro mangerà più di questo panino sarà il vincitore tra loro tre. Questa è una cosa in più goliardica che hanno deciso. Ragazzi, facciamo sempre 3, 2, 1 e il via, attenzione, bandierina americana della pinappina, pronta, 3, 2, 1, via. L'applauso ci sta bene dell'American Graffiti. Vediamo un po' i ragazzi come sono partiti. Tutti partono dal pane e la carne, dal primo strato. No, l'amico Jacopo parte da solo carne, perché poi mi piace, partono tutti in maniera molto tranquilla. Io cerco di ammirare, perché poi dopo volte che venga a fare il presentatore potrei imparare e gareggiare, insomma, no? Ecco, lui è partito con i primi due colleghi sono partiti con pane, carne, il primo strato. No, addirittura il concorrente Fabio ha due hamburger, mi pare,
sta mangiando due hamburger e il pane. E devo fare la cosa un po' di, come si dice, di storia, no? Perché magari ci sono tanti seduti che non ci vedono. Come va da ex concorrente guardare gli altri? Tutto a posto. Tutto a posto? Secondo te che hai provato, no? Scusate, sono dannoso io. Tu che hai provato a fare la sfida, no? Secondo te chi è che probabilmente ha iniziato meglio? Fabio. Fabio ha iniziato meglio, cioè mangiare le due hamburger con il pane secondo te è meglio? Bene. Non lo so, penso anche Luciano. Anche Luciano. Anche Luciano. Però bisogna dirne uno, anzi possano dire tutti. C'era una promozione, dove è andata la pin-up? C'era una promozione sulla app che dopo la pinappina. La pinappina era col pugno giusto sotto la telecamera, guarda, non mi passa. Allora, dov'è il foglietto, voglio dire, della promozione? Lo facciamo insieme? Perché c'è una promozione sulla app. App. Allora, suggerisci, che io sono cieco. Crazy March. Marzo, pazzo. Ordina il tuo hamburger preferito ed avrai in omaggio un hamburger classico. Come si fa? In esclusiva per i possessori di I American Graffiti, che sarebbe la app che devono scaricare. Questo è buono. Quindi dal lunedì al mercoledì, che è la vocina carina, non vuole, dice parla te, non parlo io. Ma dove è andato Fabio, il papà? È sparito, aveva paura di essere preso dal presentatore. Mi sembrano, e questi concorrenti più tranquilli. Dov'è Fabio? Dov'è? Vieni qua, che è quello che ho conosciuto, che ha avuto fiducia in questo pazzo che vi sta parlando. Come ti sembra che stia andando questa gara? Abbastanza bene. Vedo che sono belli carichi. Fabio rappresenta un po' la gestione, è uno dei gestori della rappresentanza, che poi tra l'altro voglio dire, approfitto di te, questa è una gestione tutta di giovani, eh? Vogliamo, ci sono scritti, ma li dite voi, Calla, tu ripetete i nomi che io dimentico ogni 30 secondi. Elisabetta. La sorella? Simona, poi rammenta gli altri. Andrea che è quello là, ciao Andrea, tutti giovani. Letizia e Matteo in cucina e Letizia in casa. Letizia in cassa, quella che non mi aveva riconosciuto, quella lì, lei è brava, no, chi è quella che non mi ha riconosciuto? Però mi ha buttato i bacetti dopo, sì. Allora, vabbè, dato che ho rammentato, perché è una gestione di ragazzi giovani, quindi è anche simbolica, no? Insomma, dicano che giovani qui da Montecatini si parte guerrieri, sicuri e poi pieni di iniziative, perché insomma queste sono cose carine. Poi parlando abbiamo capito che hanno in mente tante cose, ma non le diciamo ora, vero? Sono sorprese qui all'American Graffiti. Poi ho scoperto una cosa da ignorante, che credevo che qui chiudesse con la chiusura del centro commerciale alle 9, invece voi siete aperti fino? La cucina fino alle 10:30. E il locale? Fino alle 11. Fino alle 11 qui si può stare, ci sono immagino delle entrate, qui da qua si può entrare, quindi non è una cosa di questa sera, ma qui si può sempre venire fino alle 11, il sabato, cioè tutti i giorni di apertura del centro commerciale. Allora, i miei amici come stanno andando? Mi sembra bene, qui abbiamo due bibite, Coca-Cola, sempre per la teoria che dovrebbe allargare la pancia e quindi contenere di più. Ci sono altre, dopo sarà un'altra manche di altri due o tre concorrenti. Tre concorrenti dovrebbero essere. Quindi qui il tempo di rimanenza, vero? Cioè sul cronometro, sono trascorsi circa 4 minuti, ora sono trascorsi 5 minuti, restano 20 minuti a disposizione. Ripeto che per una scelta dei tre concorrenti di questa manche ci sarà anche una gara tra di loro, peserà, c'è una bilancia là dietro, chi avrà mangiato di più tra loro tre vincerà. Poi sarei curioso, ora non li posso intervistare, ma sarei curioso quello che vince la manche tra i tre colleghi, cosa vince, magari andranno a cena fuori. No, si potrebbe spartire il prezzo del panino. Thank you.
hanno tante idee. Tra l'altro, tra le idee, ci sarà un super quiz ad American Graffiti. Non ci si annoia mai, leggo lo spot, guarda, ad American Graffiti non ci si annoia mai. Infatti il prossimo evento sarà giovedì 27 marzo, una serata in compagnia di Quizzami. Quizzami con la M maiuscola è un quiz multimediale. Che vuol dire multimediale? Allora, ogni gruppo di concorrenti avrà un telecomando con dei pulsanti A, B, C, D e ci sarà un maxi schermo con delle domande a risposta multipla e il giocatore deve individuare la risposta giusta pigiando il pulsante indicato. Capito? Che bello, lei potrebbe fare la co-presentatrice, eh? Anche perché non mi ricordo le cose a memoria, non mi ricordo neanche i nomi. Come ti chiami? Elisabetta. Vabbè, Elisabetta, quindi può darmi una mano. Allora, è cose più importanti, lo so, da fare. Allora, abbiamo 15 minuti ancora di tempo per i nostri concorrenti che stanno andando molto rilassati. Fatemi solo un cenno con la testa. Luciano, pensi di farcela? Sì. Ah no, già andato sul no. È dura. Però, chi, cioè, pensi di vincere sui tuoi... Diciamo così, diamo per scontato, no? Dici che provi a vincere sugli altri due. Invece loro sono un po'... Chi è un po' più presuntuoso di voi tre da dire vinco io? Aspetta che vengo dietro, No, nemmeno te? Nemmeno la vittoria fra i due colleghi? È dura. Non so neanche se arriva a metà. E 152, chi ha il panino 152? Che buono. Io stasera, però vedo tutti non hanno avuto il suo panino, quindi anche se faccio un po' di confusione non è che disturbo. Che facevi la foto? Volevi prendere lei, poverina. Ma faccene una insieme alla pinappina così. Io e la pinap. Vai, come col sorriso finto, mi piacciono queste cose. No, perché quando devo ridere, no, almeno lo faccio finto, ho imparato con l'apertura 27 denti. Come sta la mia bellissima collaboratrice delle sigle? È brava questa bimba, mi mette tutto. Me lo fate un applauso alla... Questo? Hai avuto un successone. Scusa, chiedo la sigla. La sigla parte. Il cameraman, insomma, che soffre con tutti sti panini. Vittor Ugo, ho chiesto a te, Vittor Ugo è il nostro cameraman. Ho chiesto prima, secondo te, chi poteva averla facile tra questi tre concorrenti, secondo te? Fabio. Ma è buffo perché non hanno nemmeno... Hai visto i primi, no? La prima manche, perlomeno a livello di finzione, erano guerrieri, no? Questi proprio nemmeno tra loro tre esiste più la sfida. Sono lì che guardano il cronometro e dicono quando finisce, non ce la faccio più. Oh. Come siete messi? Mangiate per fame o vi state impegnando? Solo quello voglio sapere. Vi state impegnando. La fame vera è finita. Lei vedo che è qui molto intenta col suo... Non posso parlare, non posso intervistare. Posso sapere da lontano, senza che lei mi guardi, se uno dei tre concorrenti è il suo amico, marito, fidanzato... Luciano. È il suo babbo? Compagno, no, ho capito. No, sono sordo con questi microfoni. Via. Era facile. Li portava bene, ma era un complimento. Guarda come li porta bene. Che ne pensi tu di questi tre ragazzi? È dura, poverini. Perché facevi il tifo? Per chi? Allora, prima per lui, ma deluso, poverino. Hai deluso? Ma lui è stata una delusione completa anche per me. Eravamo tutti innamorati di quell'uomo là, ci ha deluso tutti. E ora? E ora per Fabio. Per Fabio, un'altra fase. Ma lui, Fabio non gli importa niente, guarda la telecamera, ormai ma che facevi? Che verso è quello lì? Un cuore, immagino. No, sai, ok, grazie. No, perché, sai, poteva essere sottoposto a interpretazione, devezze. Bene,
7 minuti, 7 minutes. Altri concorrenti? Voi due? Il signore è magrolino però. Ma non è detto, perché i magrolini a volte lasciano, vedi lui che magari è così bello, muscoloso, robusto, quest'altro signore robusto, poi magari se li mangiano un boccone, tanto siamo un tema, poi fate figuraccia. Io la faccio di sicuro. Vabbè, voi guardate, ci sono anche delle tecniche, se siete stati qui avete imparato, ci sono delle tecniche per riuscire. Si è tolto la maglietta per far vedere il fisico o le macchie? Le macchie sulla maglietta. Di dove siete voi, futuri concorrenti? Tu hai già detto di Masse Cozzile. California. Tu? Rosignano. Di lontano Rosignano fa pure rima. Ma sei proveniente di quelle zone o vivi a Rosignano? Sei venuto qua per questa gara. Quindi ragazzi ce la devi mettere tu. Hai dei fan rosignanese? Sì. Si dice rosignanese? Rosignanino? Solvaino? No, una bischerata. Solvaino davvero. Ma te sei fan di tutti, perché eri fan di loro. E il scecchino? Il scecco? Buggiano! Forza locali, mi raccomando. Fotografa del Facebook, vestita di nero con gli occhiali. Oh, mi guardi ogni tanto. Stia attenta, perché se uno si sentisse male sarebbe uno scoop. Come mi guardano. Sarebbe uno scoop, insomma, le foto si vendano bene. Non ha il senso dell'affare, Lala, no. Siamo amici, ma tanto ora non sono pericolosi, sono talmente seppi che non... non ce la farebbero a picchiarmi. E secondo me so con lei. Però ha mangiato anche le patatine, eh? Allora, mancano 3 minuti. 3 minuti. Dopodiché. Poi con loro. Dopodiché? No, niente, bene. Mancano, dicevo, 2 minuti. Naturalmente, mi abbassi un secondo che voglio dire un annuncio importante. Avete visto questo Big Boss? È un panino normalmente in vendita presso American Graffiti. Ora voi naturalmente potreste, ma figurati, non lo prendo. Ora la gara è uno contro il panino, ma è la gara. Questo è un panino, immagino, che lo può prendere un tavolo con marito, moglie, 25 figli, suocera, amante, cioè di tutto di più, e mangiare questo panino tutti insieme. Quindi è un panino in vendita, normalmente è sul menù o è una cosa extra menù? Extra menù. Quindi questo panino, se vi è piaciuto, io penso che loro non ne vogliano più sapere, i concorrenti del Big Boss, sicuramente, però gli amici che sono venuti qua e hanno visto sicuramente saranno curiosi, ed è buono perché ci sono un sacco, magari dividendolo in un gruppo di amici. Però notavo che le forchettine, coltelli, non le ha usate nessuno. Signor Codino, come va? Come va? Chi la vince fra voi tre la gara? Mister Coda? Sì, guarda, ha mangiato tutti gli anelli. Che è sta? Fa una patata? Una cipolla. Anche un minuto, la pin-up! Arriva con un minuto di tempo e siamo vicini al termine della gara. Siamo vicini al termine della gara e con la Eye of the Tiger. Non baccagliate la pin-up, la pin-up la usiamo solo per i concorrenti, è una cosa così, sti baccagliano la pin-up, ma roba dell'altro mondo. Un minuto, pin-appina, dia qualche massaggina a questi concorrenti, poverini. Chi la fa? Proprio... finito il tempo, fermi, bere si può bere, fermi che l'applauso glielo facciamo, concentrati, aspetta. Sono partiti, chi li ferma più? Allora,
Ora naturalmente non ha vinto nessuno contro il Big Boss, però dobbiamo vedere i concorrenti, chi fosse arrivato in questo momento lo dico, hanno fatto una sfida tra loro tre, questa è una cosa in più alla gara, per vedere chi di loro tre, sono tre amici, tre colleghi di Luca, avrebbe mangiato più panino. Quindi pesiamo su questa bilancia, bilancina, bilancetta, quello che c'era a disposizione, pesiamo un po' questi vassoi e vediamo chi di loro tre ha mangiato più panino. Ma questa è proprio una gara tra loro tre. Allora, mi sa che ci vuole una tecnologia per pesare sto panino qui. Ma perché non decidete voi a occhio la giudicessa? Se addirittura fanno la tara, il pesonetto, qui ragazzi, peso del vassoio. Io farei a occhio. No, ci riescono a pesarlo. 1,5 kg col vassoio, certo. Tanto per avere un'idea. Che dici? 1,5 kg. Non sento, sono sordo. Per risparmiare prendete presentatori anziani e poi vi lamentate. Lì quant'è? 1,2 kg. Quindi vince quello che ha meno peso nel piatto. Mi raccomando, pronta. Allora, ricordo ancora che c'è stata una gara interna tra i tre concorrenti, fra Jacopo, Fabio e Luciano, e il vincitore della gara tra i tre che ha mangiato più Big Boss, signori e signore, ladies and gentlemen, Fabio! Gli amici possono anche congratularsi, non hanno la forza. Allora, abbiamo visto la seconda manche di altri tre, ora abbiamo l'ultima manche, rimanete tutti perché dobbiamo fare il tifo per questi ultimi tre concorrenti. Posso provare questo cappello che è troppo figo questo qua? Guarda là, guarda Vittor Hugo, che come mi sta? Sta bene, e lui è il mio amico lì, ho tifato tutta la sera, cosa poteva dire? Però il cappello è un portafortuna, bisogna che te lo rimetta lì sul tavolo, guai, dopo. Bello questo cappello, l'hai comprato qua in Italia? O a casa tua in California? California! Allora, abbiamo i nostri concorrenti, Massimo di Borgabugiano, Sly di casa sua a California e Collo di Papero. Dov'è sto Collo di Papero? Però Collo di Papero c'ha un tifo spaventoso. Riproviamo un attimo a rifare la presentazione per capire il tifo. Abbiamo Massimo. Si hanno avuto pena all'ultimo minuto. Signore e signori, grazie a Giovanni Sly. Tutte femmine però. Signori e signori, Collo di Papero. Oh, Collo di Papero, ce la devi mettere, mi fate ridere, ce la devi mettere tutta, Allora, io non volevo essere così cattivo, ma i suoi amici, le do del lei perché non so la reazione che... I suoi amici che tifano tanto per lei, mi hanno detto loro di chiedere il perché Collo di Papero. Non lo so. Non ci credo, allora andrò dai suoi amici. Posso, giudice, fare una domanda? Abbiamo tempo? Basta che qualcuno abbia il coraggio, perché siete qui, urlate tutti. Vieni, Paperino, perché se vieni qua davanti a lui. Allora tu ti chiami? Andrea. Andrea, perché il nostro amico che sembra così bravo, con gli occhietti azzurri, la barbetta e la maglia macchiettata di olio, lo chiamate Collo di Papero? Per il semplice motivo che è un collo di papero.
Io penso che ne sappiamo quanto di, perché è un po' il collo robustello, ma in questo caso potrebbe servire, perché potrebbe penetrare il panino meglio. Bene, dette le ultime stupidaggini della serata, siamo pronti? Un minuto, quindi devo... Ma l'hai capito o no che sono sordo io? 10 minuti? 10 secondi? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sigla! La pinappina, la giudicina e la cuochina abbiamo a sto giro. È il momento ufficiale della consegna del Big Boss, con la quale ognuno dei concorrenti gareggerà. Abbiamo il Secchino, Massimo, poi abbiamo Sly dalla California e poi Collo di Papero. Tipo maestro. Allora, lei giudice non può parlare con Collo di Papero così, eh? Ah, diceva la paperina, la pinappina. Allora, siete pronti concorrenti? Sì, dovete dire sì! Sì, bene. Pensate di farcela, di vincere la gara contro Big Boss e il panino? Sicuramente, dicono. Allora, io li lascio concentrati, possiamo dare il via al famoso 3-2-1. Si fa un americano che i primi tre numeri in inglese li so dire. Siete d'accordo? Ladies and gentlemen, 3, 2, 1, 0! Vai, l'applauso ci stava bene perché faceva scena. Ecco, bravi. Vorrei la telecamera di Telemontecatini che andasse addirittura, non so se le avevi già colte perché è probabile che sei molto attento tu, al contrario di me, sugli striscioni dei fans. Qui se c'era Militello da Striscia la Notizia le aveva beccati. C'è questo striscione è per Simone. Per Simone, ma qui bisogna usare i nick. California. California, è per con pronuncia di America. Allora per amico del California c'è scritto... Forza Simo, mangia più che puoi, il tuo nemico. Il tuo nemico è il panino. Bene, abbiamo anche... Allora, loro hanno i cartelli, va bene? Facciamo un bel tifo per Sly. E ora voglio... La sfida ora è... Ora mi diverto tra le tifoserie, perché la guerra ora è tra le tifoserie. Ogni manche ha la sua caratteristica. Questa è la manche delle tifoserie. Allora, vi ridò la possibilità, non sapevate di essere sfida. Allora, i tifosi di Sly di California, via con il casino. Questi vi divorano. E ora i tifosi di Collo di Papero. Vi facevano gestacci, maschiacci. Belle, belle queste cose. Ma la moglie, questa signora col capello, è molto carina, eh? Eh? Allenatrice, lei sembra proprio un'americanina, guarda che occhi ha lei, d'azzurri. Sì, mamma mia com'è geloso, non si passa ma mi guarda male, un complimento insomma, facciamolo mangiare. Allora, poi maizza il cane che insomma per ora è stato buono. Allora la gara sta andando bene, siamo all'inizio, anche per voi che ci seguite da casa diamo un'occhiata al cronometro, sono ancora 23, lo dico io, vi fidate, sono 23 minuti a disposizione in cui questi tre
ragazzuoli si devono mangiare questo Big Boss, che è un panino super stratificato. Ci sono 4 hamburger da 330 grammi, l'Herdarmer, gorgonzola non c'è, il cheddar, poi c'è l'insalata, ci sono le patatine fritte, gli onion rings che sarebbero degli anelli, o come ha detto un concorrente, dei bracciali di cipolla. Quindi tutto sta a loro riuscire a finirlo in 25 minuti. Intanto ne sono già passati 3 minuti abbondanti, perché ora credo si vada avanti. Ognuno delle varie manche, dei vari concorrenti, aveva le sue tecniche. Il secchino qui, secondo me, il secco, diceva una signora emiliana, una mia amica, quel secchino l'avrebbe chiamata. Mi sa che ha delle chance rispetto agli altri che sono... Ah, ma il secco, i tifosi, aspetti un attimo, dove sono i tifosi di Massimo? C'è nessuno? Se no glieli invento... Ma a me sembra che sono loro, fermi un attimo. Insomma, come tifosi... Siete bellini, simpatici, ma come ti... Mettiamoli alla prova. I tifosi di Massimo! Con un po' d'appoggio della platea, diciamo, ma lui non ha bisogno, non ha bisogno. Bene, signora, venga qua, le voglio chiedere una cosa. Lei con questa felpina arancione, orange, come si chiama? Paola. Paola, di dov'è? Di Buggiano. Di Buggiano. Lei è stata qui, mi sembra di averla adocchiata dall'inizio serata, ha visto un po' le varie manche, no? Che idea si è fatta di questi uomini, perché sono uomini, donne per ora non ce ne sono state, che mangiano questi, che fanno la sfida contro un panino gigante? Poveracci, non so se ci arriveranno. Che ha detto, poveracci? Non so se ci arriveranno in fondo. Ma in fondo al panino o in fondo nel... Al panino. Ah, in fondo al panino, no, non si sa mai, eh. Grazie signora, era per capire un po', farsi delle opinioni. Però sei alternativo, con la borsetta un po' figlio dei fiori, il cosino fucsia, il telefonino c'è il telefonino fucsia, signori e signori, l'ha tolto subito, no, perché poi collo di papero, stai attento, perché poi dopo collo di papero è in serbo un soprannome per te, potrebbe essere peggiore di collo di papero. Collo di papero già studia la vendetta, ti ho aiutato, sappilo. Che roba è sta? A piacere della DJ questa musica qui. In app, vai a fare un po' d'animazione, di massaggini. Questo è il momento del massaggio, una alla volta. Ora massaggiami il secco. Bravo. Massaggino per il secco con il tuffo degli amici sul massaggio. E ora il mio amico degli Stati Uniti, di California, California di Beverly Hills, North Rodale Drive. Massaggino, moglie molto brillante, molto What's an American Girl. E ora... Fermi. Io penso, per il massaggio a collo di papero,
Scusami, Henry. Dobbiamo fare una cosa rituale. La legge in effetti non è uguale per tutti. Basta con questa legge uguale per tutti. Io ho le preferenze. Voglio una sigla tosta. Guarda, anche quella dei vincitori prendiamo. Perché Collo di Papero, siete mica gelosi, Collo di Papero è un mito. Allora, sigla per il massaggio a Collo di Papero con relativo tifo, vai! Ferma un attimo, ferma un po'. Senti Collo di Papero, io ti ho fatto massaggiare da una ragazza tutta ignuda. Ma sembra che tu sia impassibile lì, è concentrato sul panino. È un grande Collo di Papero, ragazzi. Continua pure musica e continua il massaggio, va? Con oli essenziali. I bicipiti, massaggiatrice, non importa, era un massaggino sul collo, perché anche Collo di Papero, che è molto tranquillo e serio, se gli massaggia i bicipiti, insomma, vero? È tutto a un limite, basta massaggio perché questo si casa dopo. Allora, come vanno sti panini? Qui abbiamo fatto fuori due hamburger, qui abbiamo fatto fuori... Ma questo ce l'avevi all'inizio, questi due hamburger insieme? Sono infilzati, poi... Qui Collo di Papero ha mangiato due hamburger. Gli amici di Collo di Papero, è tranquillo come carattere, vero? Lui s'arrabbia? No, 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 no. C'è la sua ragazza lì, C'è la sua ragazza. Guarda com'è sexy la fidanzata di Collo di Papero. È bellissima. Sexy nel senso affettuoso, capito Collo di Papero? Non è che l'ho detto nel senso così, è bella, tutta bella. E la cosa fucsia non è dell'amico, è suo, teniamoci a dirlo. Scusa, posso fare un'intervista a Collo di Papero? Vieni qui davanti alle telecamere, parli italiano? Sì. La collina di Paperina, di dove sei? Rosignano. Rosignano, come hai conosciuto Collo di Papero, quegli occhioni dolci e languidi che ci guarda? Tramite amici. Tramite amici. E cosa ti ha colpito di Collo di Papero? Il Collo di Papero. Cioè questo collo ti faceva sexy? Sì. Sì. E Collo di Papero... Se, no, basta, no, stavo andando su domande che... Insomma, a parte che siamo dopo un certo orario. Meglio non sapere. Questo meglio non sapere ti vella però, eh? E che gli amici sono terribili, Vabbè, ora che abbiamo conosciuto anche la moglie, la fidanzata di Collo di... Ma te l'ho chiesto il nome? Come ti fermi un attimo? Luisa. Luisa. Però è sensuale, Luisa, è vero? Insomma, è molto... Sei innamorato di Collo di Luisa? Sì, sì. E te, Luisa, sei innamorata di Collo di Papero? Sigla questo amore con l'applauso del pubblico! Collo di Papero, poverino, non si gode nemmeno questa cosa, è proprio pieno. Però una domandina un po' cattivella, mi aspetta, abbassa un po' che tanto siamo... Tanto si può dire tutto se non si dicano parole, vero? Secondo te, Luisa, ma voi vivete insieme o ognuno per conto suo? Stasera lui a Rosignano ti porta subito a casa? Sì. Sì? Sì, sì. Perché te Collo di Papero avresti l'energia per, diciamo, come se può dire, per corteggiare, ha detto la giudice stasera, per corteggiare, insomma, per corteggiare, l'avresti l'energia? Che dici Collo di Papero? Gli amici sono d'accordo, secondo voi lui stasera avrebbe l'energia per corteggiare in macchina, ma anche fuori della macchina, barra casa, la fidanzata qui presente? Ma lui ha sempre energia, proprio a prescindere. Vedi? Sono pauriti, Bene, quindi la gara sta andando avanti, 6 minuti di tempo. Il mio amico del California, però rappresenta lui, muscoli, bell'uomo, insomma così,
Dov'è? Anche bella coppia, perché insomma la lui è un bell'uomo, ma lei è molto carina, è proprio americana, Sembra un po' quelle cantanti, come si chiamano quelle che fanno quella musica? Country, bravissimo, quelle cantanti country molto carine. C'ha i fans. Ho un po' trascurato il mio amico Secchino qui di Borgo Abugiano, lui non gliene fa frega di meno se l'abbiamo trascurato, che sta mangiando. Però lui, allora, si è mangiato, quanti minuti hai detto? 5 minuti, potresti anche farcela a finire, no, tutto no, ma forse a battere, fermi un attimo, scusate, tutto ok quello di Papero? Che ti vedevo un po', se non te la senti smetti, puoi smettere, A parte che per noi non ci sono problemi, hai firmato un foglio, se ti senti male, anzi si fa lo scoop, Facebook fanno le fotografie, scandalo, scoop sulla nazione, il Tirreno. Vabbè, comunque siete bravi, siete veramente, abbiamo fatto una manche veramente forte, i secchi per le evenienze non sono serviti. No, perché ho visto queste cose anche in televisione in questi giorni su internet, ho visto anche delle cose che non specifico, che andavano nei secchi, per lasciamoli tranquilli e mangiare. Io penso che Collo di ragazzi, Collo di Papero era in meditazione e ora è ripartito, è incredibile, è stato un attimo in meditazione spirituale, ha messo nei chakra tutte quelle cose, no? Buddiste, e poi è ripartito. E la, guarda la furbetta della fidanzata, là. Che gli facevi con quegli occhioni? Gli hai fatto un mantra, qualcosa di... Vabbè, ognuno ha i suoi trucchi, insomma, Allora, quando c'è il quiz, volevo ricordarlo, il gioco del quiz, il giovedì 27, c'è un quiz virtuale, tecnologico, che vi danno tutti i telecomandi da tavolo a tavolo, vi fanno le domande, vi... generiche di un po' di tutto, e si potrebbe vincere un viaggio. Ma questo non me l'avevi detto però prima, un viaggio, il viaggio è la sorpresa. Beh, guarda come ti guarda Collo di Papero, giovedì sera lui viene da Rosignano, parte perché dice stasera la mia fidanzata non la posso, come avevi detto quella parola, corteggiare si usa così qui a quest'ora, non la posso corteggiare, ma nel viaggio è come se la corteggio, Poi, ma il viaggio dov'è? Non si sa, a scelta del vincitore. Praticamente chi arriva, chi vince e ha la possibilità di scegliere fra 4 buste, se indovina la busta giusta c'è il viaggio per 2 persone, per 2 persone. Collo di Papero a 3 minuti ha deciso di spostarsi dall'hamburger, ha preso in mano, faccio la telecronaca, l'anello, poi è passato alla patatina. E invece qui mio amico di America, the Stati Uniti di America, the California, è sempre, ha finito, no, ha lasciato quella del burger iniziato e però guarda quello è il secco, tranquillo si è mangiato 2 hamburger. Cosa fa ora? Vediamo se va sulla, già sul terzo hamburger, ma non se ne può più, però vabbè, almeno vi non potete ritirare, abbiamo 2 minuti, ritirarsi ora gli ultimi 2 minuti assurdo, anche per rispetto di questo pubblico meraviglioso che è stato qui, ve lo fate per voi stessi un applauso pubblico, che siete stati meravigliosi davvero, Ci sono alcuni di loro proprio dall'inizio della serata. Voi vi ho visto dall'inizio della serata. Poi c'era la signora che l'ho vista dall'inizio della serata. Tanti ne ho visti. Sì, la mia signora qui, quella che l'ho intervistata, con la felpa orange. Vero signora? Orange. Il signore simpatico è un accompagnatore suo? Marito? È felice il signore simpatico di stare con la signora? Ha risposto terrorizzato, sì. Ma è cattivo, aspetta un attimo, perché voglio capire la gara. Un minuto, è brava la signora Arancia? Sì. Quest'uomo, signora, è terrorizzato. Io non so che gli abbia fatto. Un minuto ancora. Ci prepariamo per il gran finale, ragazzi. Comunque per ora mi sa che l'unico a aver fatto fuori il Big Boss è stato... Il big boss dell'American Graffiti, il grande capo. Un minuto, la pina appena passata.
siamo, sentiamo già il rumore che arriva della sigla di Rocky, perché siamo in finale, avete gli ultimi secondi, non vi dovete arrendere, potete sempre farcela, tanto per dire qualcosa, potete sempre farcela, i fan ci credono perché sventolano i cappelli, il cane sbadiglia e lo comprendo, e poi per il resto siamo proprio agli ultimi secondi di tempo, ma non si arrendono. Fidanzata! Non si arrendono e vanno a... Sto scherzando, collo di papero. Finito! Dai, è finito! Sigla! Finale! Hanno partecipato alla terza manche Massimo di Borgabugiano, Slide, California, collo di papero di Rosignano. E giunti al termine Alessandro Martini, se mi puoi sfumare, Alessandro Martini con la giudice, la pin-up e tutta la direzione dell'American Graffiti, ma soprattutto i meravigliosi clienti dell'American Graffiti vi salutano e naturalmente vi danno appuntamento alla prossima. Ciao dall'American Graffiti, ciao!